presentazione diversa l'anno scorso, questa un po' particolare. È una presentazione ovviamente in una categoria diversa, e quindi ovviamente quella superiore rispetto allo scorso anno. È non male, insomma, che quello che ho detto ai ragazzi ed è quello che poi ci siamo detti noi in società. Il nostro pensiero è questo, che aver raggiunto la categoria che ci eravamo prefissati in un progetto di 3 anni al primo anno ovviamente non è per noi un punto di arrivo, ma anzi deve essere assolutamente un punto di partenza per tutti quanti noi, dalla società, dai dirigenti, dallo staff tecnico, dall'allenatore, dai giocatori, finendo a tutto quello che sono poi le componenti varie che circondano questa società e questa squadra. C'è entusiasmo, sono contento di come i ragazzi si sono allenati in questo periodo, sapendo che non è stato assolutamente un periodo di facile gestione. Abbiamo dovuto fare un lavoro molto ma molto particolare proprio sulla quotidianità, nel cercare di fargli fare allenamenti concentrati, tenendo la testa fuori dalle cose extracalcistiche. E a volte ci siamo riusciti, a volte no, però poi l'ultimo periodo, con l'arrivo anche di Antonini, di Giorgi, di Cascia, di Milanovic, Pecorini, Almici, insomma Caturano, sono ragazzi che da subito si sono messi a disposizione del gruppo e da subito hanno acquisito poi quella, sia la cultura del lavoro, ovviamente cosa che non gli mancava, perché parliamo di ragazzi seri e di grandi professionisti. È la cosa che ci ha confortato di più al gruppo dello scorso anno, che appunto queste persone qua, questi ragazzi qua, si sono calati con grande umiltà in questo gruppo, proprio per venirci ovviamente a dare una mano nella parte individuale e ovviamente poi nel lavoro di squadra che siamo riusciti a fare. Non male, che per noi è un inizio un po' particolare. C'è chi si è aggregato stamattina, chi si è aggregato ieri e chi da una settimana, però vedo grande disponibilità. La cosa che giusta che abbiamo fatto ovviamente di andare a prendere poi i giocatori nel ruolo giusto per quello che è il nostro scacchiere attuale, quindi si fa sotto certi aspetti un po' meno fatica nel preparare una squadra, perché giocatori come Giorgi, come Antonini e come lo stesso Cascia, insomma, in uno scacchiere del genere non avranno problemi ad inserirsi. È normale che poi, come qualsiasi allenatore, qualsiasi staff, andiamo a lavorare nei dettagli e là poi deve essere la settimana tipo a fare la differenza. I ragazzi hanno visto il modo di lavorare e siamo fiduciosi, ottimisti, c'è entusiasmo, però poi allo stesso tempo ci deve essere la concentrazione nell'organizzazione di gioco, sia con la palla che senza palla. Questi sono concetti che dal primo giorno cerco di far capire ai ragazzi, perché quando si sale di categoria c'è più qualità, c'è più struttura fisica e noi da subito ci dobbiamo adeguare subito alla categoria. Di settimana tipo però per adesso? Di settimana tipo per adesso non ce ne saranno, almeno per le prossime due, e questo è una cosa che è un di più che ho chiesto ai ragazzi, di pensare solo ed esclusivamente al prossimo avversario, sapendo che la prossima la dobbiamo preparare in 3 giorni. Non è facile per qualsiasi squadra darsi un'organizzazione nei primi 2 o 3 mesi, quindi immaginate un po' noi, però le mie sensazioni sono positive, perché è un gruppo che lavora sodo, che lavora con grande mentalità, con grande spirito. E noi ci apprestiamo a iniziare questa stagione, questo campionato, proprio con l'entusiasmo che dobbiamo fare di tutto per tenerlo sempre vivo, perché il nostro segreto è stato quello dello scorso anno. Una squadra che gioca spensierata, che sa il fatto suo, sapendo che è un campionato completamente diverso, che però deve sfruttare le sue potenzialità. I problemi ce l'hanno gli altri, non vedo una squadra, sinceramente, nel mondo del calcio, che ha vita facile tutte le domeniche, magari può capitare qualche settimana, però io credo che quando uno scende in campo con la testa giusta e sapendo che può sfruttare le sue potenzialità, è difficile vincere contro tutto e tutti. Quindi, insomma, sotto certi aspetti non sono assolutamente preoccupato. È normale che
la squadra nel momento in cui riesce a fare la settimana tipo e riesce poi a lavorare più nei dettagli, sia nel recupero di una condizione fisica, sia poi in uno scacchiere tecnico-tattico, che poi è il modulo in base al giocatore che si ha a disposizione appunto durante la settimana. Ha parlato di un ritiro veloce, Se riteniamo opportuno, sì, però sinceramente per adesso non abbiamo ritenuto opportuno farlo, anche perché purtroppo questa partita di martedì non ci permette proprio di prendere in considerazione questo tipo di situazione. aspetti qualche altro arrivo oppure. Ma c'è la società, è vigile sul mercato, noi abbiamo comunque delle situazioni, ci sono dei nostri giocatori che già lo sanno, che hanno delle richieste, quindi il mercato, la società sa che abbiamo una possibilità di 10 giorni di fare mercato, e se hanno l'occasione giusta, i nostri ovviamente, come diceva il direttore, sono contenti di dare la loro continuità professionale da un'altra parte, perché hanno delle richieste importanti e noi vogliamo che tutti siano contenti, è la cosa più importante, perché questo gruppo merita, come sta, di fare la Serie B, però poi c'è qualcuno che magari avrà un'opportunità da un'altra parte, è giusto pure dargli i giocatori devono essere motivati. Se uno si sente motivato per andare da un'altra parte perché sa che può giocare di più, è giusto che la società non gli tappa le ali. Questo ovviamente sempre in base a quello che sono poi le nostre carenze d'organico, un organico che noi lo sappiamo, ma va puntellato un attimino. Degli ultimi arrivi, proprio dell'ultima ora, li prendi in considerazione per domani Dal oppure. punto di vista di tesseramento sono tutti a disposizione, quella è la cosa più importante. Poi è normale, insomma, che magari c'è chi deve recuperare una condizione fisica, ma solo dal punto di vista di ritmo partita. Però ovviamente non preferisco non farvi nomi, ecco. Quindi domani chi scenderà in campo sicuramente avrà minuti nelle gambe per fare almeno 90 minuti. Poi la partita va gestita e le sostituzioni vanno fatte anche in base a quello che è poi l'andamento della gara. Tutti convocati? Tutti convocati, sì, tutti hanno dato la disponibilità, e questa per noi, per me, è qualcosa di importante. Lo spirito è giusto e si sono messi subito a disposizione del gruppo, e questo è per noi un fatto molto, ma molto positivo. Luciano? Lanciano è una squadra che negli ultimi giorni di mercato si è ulteriormente rinforzata, una squadra di categoria. Negli ultimi anni l'ha sempre raggiunta la salvezza in maniera, non dico facile, ma una squadra che si è consacrata in categoria in maniera molto, molto tranquilla, e quindi poi sentendo di parlare non si allontanano da quello che sono i loro obiettivi di raggiungere una salvezza, ovviamente, insomma, nel più breve tempo possibile. Proprio questo ti fa vedere un po' quella che è la realtà. Per noi, sotto certi aspetti, sappiamo le nostre potenzialità e noi abbiamo il nostro percorso e i nostri obiettivi, che attualmente non si allontanano da quelli del Lanciano, e sapendo che hanno lavorato loro 2 o 3 mesi, però sinceramente questo poi il campo dirà sempre il suo responso, e per noi il campo, il risultato finale del campo, oggi non lo possiamo guardare nei minimi dettagli perché viviamo una situazione particolare, però ovviamente, insomma, il nostro spirito è di andare a Lanciano per fare la nostra figura e per portare ovviamente punti a casa. Obiettivi, quindi all'inizio si parte con la salvezza, poi magari ci state facendo, no? Guarda, l'obiettivo io credo che per qualsiasi società che inizia una stagione sia quella di tenere assolutamente la categoria. Poi tutto quello che viene di più mi sembra una frase già fatta, ma noi oggi viviamo questo stato d'animo. Degli altri, sinceramente, che hanno avuto tempo e modo di prepararsi sia nel mercato che nel valutare poi a 360 gradi tutta la categoria, noi l'abbiamo potuto fare praticamente in 10-12 giorni. Quindi, non sotto certi aspetti, è giusto pure dare il tempo a questa squadra di crescere giorno dopo giorno, sapendo che ovviamente i 3 punti da domani sono importanti e non sono più partite amichevoli o Coppa Italia, e
e sono 3 punti già che fanno classifica, quindi mi aspetto ovviamente massima concentrazione e determinazione da parte dei ragazzi.